Benvenuti a Torino Web News, questa settimana siamo al Museo di Scienze Naturali che presenta in questi giorni la mostra Wild Wonders Europe, oltre 70 fotografie in grande formato realizzate da 69 fra i migliori fotografi europei per documentare le meraviglie naturali del nostro continente. Andiamo a scoprirle insieme. Wild Wonders of Europe è il più grande progetto fotografico sulla natura mai realizzato e celebra la meravigliosa vita selvaggia che ritorna a popolare la nostra Europa, sottolineando al tempo stesso la perdita delle biodiversità e le nuove sfide che ci attendono. Dagli orsi polari alle Svalbard, nel mare glaciale artico, alle tartarughe marine del Mediterraneo, dal bisonte selvaggio della Polonia ai ghiacciai coperti di neve del Caucaso, per la prima volta la bellezza incontaminata dei suoi paesaggi e l'immensa varietà della sua flora e fauna vengono mostrate tutte insieme al mondo. Al progetto hanno partecipato 69 fra i migliori fotografi europei, impegnati in 125 missioni in tutta Europa, dal Portogallo alla Russia, dalla Norvegia all'Italia fino alla Romania, con lo scopo di documentare con immagini straordinarie la biodiversità europea e le meraviglie incontaminate del continente. Il progetto ha coinvolto i 48 paesi europei ed è stato supportato, fra gli altri, dalla United Nations Environment Programme, dalla European Environment Agency dell'Unione Europea, dalla UCL, dal WWF International e dal National Geographic. E vediamo adesso, come sempre, quali sono gli appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. Fino al 12 maggio il Museo Nazionale del Cinema Mole Antonelliana propone la mostra Giolili e Luzzati, una mostra che per la prima volta presenta la maggior parte dei materiali originali dei film tuttora esistenti, più di 200 personaggi, bozzetti, scenografie e storyboard che testimoniano il processo creativo che ha dato origine ad alcuni dei capolavori del cinema d'animazione mondiale. Federico Fellini stesso descriveva il cinema di Giolili e Luzzati plaudendone la fantasia figurativa, l'estro umoristico, il senso della fiaba e le geniali soluzioni grafiche. Dunque appuntamento fino al 12 di maggio al Museo Nazionale del Cinema Mole Antonelliana. Passiamo alla musica classica, due appuntamenti al Teatro Vittoria, quelli che vi segnaliamo questa settimana. Il primo è sabato 20 aprile alle ore 21 con il concerto del Premio Internazionale Arca d'Oro Italia Giovani Talenti, dove si esibirà l'arpista Stefania Saglietti con musiche di Saint-Saëns, Boxa, Rémy e Jolivet. Altro appuntamento è quello invece di martedì 23 aprile alle ore 20 con una serata di leader intitolata Schubertiade, la solitudine di Arianna, un progetto del soprano Valentina Valente e del pianista Eric Battaglia, che comprende anche gli attori Olivia Malescalchi, Rossana Mortara, Sax Nicosia e Giancarlo Iurica Cordiglia. Finiamo con la musica leggera, arriva l'Hiroshima Mon Amour venerdì 19 aprile alle ore 22 a Pino, il cantante degli Zen Circus che presenta il suo primo album da solista intitolato Il Testamento, lo fa insieme a Giulio Ragno Favero e Franz Valente del Teatro degli Orrori e ad Enzo Moretto degli Atois Orchestra. Il 24 aprile invece alle ore 22 all'Audiodom di Moncalieri salgono sul palco gli After Hours. E anche per questa puntata è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo il Museo di Scienze Naturali per averci ospitato e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.